Il modo in cui viene concepita la prevenzione, secondo me, per lo più, patisce di un rischio che ho definito un po' enfaticamente neo-greco. Cosa voglio dire? L'illusione della prevenzione, legata al passaggio della giusta informazione, si fonda su un postulato greco. Conoscere il bene significa fare il bene. La conoscenza, il sapere, portano con sé il bene. Rispetto a questa idea, la cultura cristiana ha introdotto una rottura forte, che si traduce per esempio in San Paolo nel porre la centralità extragnosiologica del problema del peccato. Quando per esempio nella lettera ai Romani pone così il problema del male: perché io faccio quello che odio? Perché facciamo quello che odiamo? Vogliamo dare una definizione semplice di quello di cui si occupa uno psicanalista dalla mattina alla sera. Eccola, aiutare gli esseri umani a non volersi bene, ma a capire perché fanno così accanitamente quello che a loro fa male. Perché vogliono il loro male? Nel nostro tempo si sta imponendo un modello ipercognitivista del sapere e del suo apprendimento. Il cervello è concepito come un computer che si tratta di riempire il più possibile di file. Ma questo sapere, che vorrebbe contrapporsi a quello condizionato dalla morale valoriale, è sterile, non è, direbbe Nietzsche, utile alla vita. Ricordo che quando frequentavo le scuole elementari venivamo sottoposti a strembi corsi di cosiddetta educazione sessuale. Appariva un maestro diverso dal nostro, con un sacchetto pieno di semini che allineava sulla cattedra, provando a spiegarci il mistero della riproduzione umana. Nessun corpo sulla scena. La nostra curiosità veniva smorzata da un moralismo che riteneva che il sesso fosse un tabù. Oggi quella barriera sembra caduta. I corsi di educazione sessuale si moltiplicano e fanno uso di tavole anatomiche dettagliate. Il sesso viene trattato come una sezione del corpo, alla pari dell'apparato respiratorio o di quello digerente. La retorica dell'informazione corretta ha ridotto i corpi erotici a macchine senza anima. Personalmente vado ripetendo da anni che l'educazione alla sessualità, più che della sessualità, non dovrebbe avvenire né attraverso la repressione morale né attraverso la spiegazione asettica del funzionamento degli organi. Il corpo sessuale non risponde alle leggi dell'istinto animale, né a quelle di un computer. C'è qualcosa di eccessivo, di strambo, di irregolare che lo attraversa. Come educare oggi alla sessualità? Come prevenire condotte patologiche a rischio nei giovani? Leggere i poeti e gli scrittori che hanno parlato dell'amore sarebbe una buona propedeutica. Pensare il sesso attraverso l'amore è il modo migliore per non ridurlo a un accoppiamento di organi. L'erotismo vitale implica sempre l'incontro con l'altro come soggetto, non come oggetto. È chiaro che il soggetto è sempre incarnato in un corpo. Quelle dita, quei capelli, quelle forme delle spalle, quelle gambe, quell'odore, quei seni, quei muscoli. L'amore consente di non ridurre l'incontro a un incontro con pezzi staccati del corpo, ma con il corpo come incarnazione di una vita particolare, del suo nome proprio. Non è mai incontro anonimo perché non è incontro di organi, ma di soggetti. Attualmente la spinta erotica dell'amore sembra lasciare il posto, negli adulti come nei giovani, a un uso feticistico del corpo ridotto a macchina di godimento. La nostra cultura dell'immagine valorizza questo spezzettamento del corpo. Basti vedere cosa accade nell'uso pubblicitario del corpo femminile. Eppure, l'erotismo vive anche di dettagli, di frammenti, di parti, così come non vive solo di parole d'amore, ma anche di spinte aggressive che l'amore dovrebbe saper canalizzare, rendendo l'incontro sessuale ricco di passione.
È qualcosa che eccede ogni possibile educazione sessuale intesa in senso disciplinare morale o in senso cognitivo razionale. Lo constatiamo ogni giorno. Un eccesso abita la sessualità umana, nel bene e nel male, o al di là del bene e del male. Di questo eccesso non fanno che parlare i poeti che hanno cantato l'amore. Petrarca compreso, anche la spinta aggressiva, appropriativa di un corpo sull'altro può entrare in questo quadro. Le parole e i corpi nell'amore sono sempre infiammati. La nostra pratica ci mostra quotidianamente che io non cambio la vita di un soggetto sofferente perché gli spiego che quello che fa non dovrebbe farlo o che gli fa del male. Questo glielo dicono già i suoi genitori o semplicemente lo sa già. Che fumare fa male, lo si sa, ma questo non arresta il tabagismo. Che farsi di cocaina brucia le cellule cerebrali, il cocainomane lo sa bene, ma questo non arresta la spinta alla cocaina. Ecco qual è il limite della prevenzione concepita su un modello neogreco. E allora qui bisogna introdurre qualcosa di più forte. La psicanalisi pensa che i soggetti si possono salvare dalle cattive pratiche, possono separarsi dalle schiavitù maledette che coartano la vita, non tanto attraverso la comprensione e il sapere, ma attraverso una rinascita del desiderio che sospinge verso un altro godimento. Non si guarisce né attraverso il convincimento della parola, né attraverso la spiegazione razionale, né attraverso l'appello alla forza di volontà. Si guarisce se entra sulla scena qualcosa di più forte, se la potenza del desiderio si rianima e mostra che può esistere una soddisfazione più forte di quella della droga o della violenza. E questa è la risposta che noi possiamo dare a Fabrizio Corona e ai metrapensè del nostro tempo. Esiste un'altra soddisfazione rispetto a quella del godimento mortale. Freud scrisse Psicologia delle masse e Analisi dell'io nel 1921, quando l'Europa si stava avviando verso il baratro dei regimi totalitari. Il carattere straordinariamente preveggente di questo testo, metteva in risalto la difficoltà dell'essere umano di sopportare il peso della propria libertà e della quota di incertezza, di instabilità che essa necessariamente implica. Freud vedeva nella pulsione gregaria la tendenza degli uomini a ricercare rifugio, protezione, riparo dalla solitudine della libertà e dalla responsabilità individuale che essa comporta. Il grande corpo omogeneo della massa di soggetti regrediscono a una relazione infantile di servitù con l'altro che spegne ogni facoltà critica e rinuncia alla libertà, in cambio del conforto ipnotico di una identificazione cementificata a un solo popolo. Con l'aggiunta decisiva che questa identificazione si struttura sotto il cono luminoso inebriante dello sguardo invasato del padre Duce, del padre Führer, del padre padrone, che promettendo magnifiche sorti e progressive, in realtà divora spietatamente i suoi figli impauriti nel nome della storia, della razza o dell'impero. Freud ci fornisce il ritratto del fantasma inconscio che ha animato tutti i populismi totalitari del Novecento. L'ideale della causa, incarnato nel corpo sacro del leader e nel suo carisma sulfureo, dà senso alla vita della massa, altrimenti in balia di una precarietà economica, sociale ed esistenziale, fonte di angoscia insopportabile. Il populismo novecentesco rivela l'incidenza del carattere gregario della pulsione. Amare ci toglie la libertà, idolatrare chi cancella tutti i nostri diritti, baciare la mano di chi ci colpisce a morte. Certo,
Se proviamo a volgere lo sguardo sulle forme più attuali del populismo, per esempio quelle che abbiamo visto negli ultimi anni in Italia, ci troviamo di fronte a un deciso cambio di segno. Il fantasma inconscio che l'anima non è più quella che invoca il bastone del padrone, non è più un fantasma masochistico che esige il sadismo feroce del padrone primigenio. I populismi contemporanei appartengono a un'epoca che è stata definita post-ideologica e si fanno piazza pulita della funzione ideale della causa che ha invece nutrito i vecchi populismi. Quella funzione ha lasciato il posto a un cinismo disincantato e radicalmente antipolitico che vede con sospetto risentito tutto ciò che viene proposto in nome del bene comune. Il populismo ipermoderno non si nutre di ideali, non è più, come diagnosticava la Arendt, una malattia dell'ideologia, ma di pubblicità, berlusconismo, di tecnologia, grillismo. E allora su cosa si basa il fascino di questi populismi? Prendiamo per esempio un tema cruciale come quello della libertà. Si tratta di uno dei grandi cavalli di Troia dei populismi post-ideologici, in particolare di quello berlusconiano, ma non solo. La sua invocazione risponde a una finalità semplicemente demagogica. Liberi dalle istituzioni, liberi dalla politica, liberi dall'Europa. La libertà è ridotta a un fantasma che riveste l'esigenza pulsionale di poter fare quello che si vuole senza dover tener conto dell'altro. Dunque di qualunque limite istituzionale, procedura, legge, condizione storica. Piuttosto è l'idea della legge che viene vista con sospetto, come se fosse un intralcio alla piena libertà del manovratore, Berlusconi, oppure viene invocata, ed è variante rischiosa del populismo ipermoderno, come un principio assoluto in grado di garantire il bene comune, ingroia di Pietro. Se il populismo novecentesco nutriva un fantasma masochistico fondato sul sacrificio fanatico di sé, quello ipermoderno nutre un fantasma perverso e narcisistico centrato sull'affermazione della legge ad personam, su una mentalità profondamente anti-istituzionale e antipolitica che rigetta come un peso inutile la fatica del confronto e della mediazione, il calcolo e la strategia necessari alla politica. Il suo miraggio non è più sostenuto dall'appello infatuato agli ideali collettivi, ma dalla difesa strenua e rancorosa dei propri interessi particolari. Questo modifica sensibilmente la rappresentazione immaginaria del leader e modifica la stessa psicologia delle masse. Il leader dei nuovi populismi non agisce più in nome della causa, anche quando la sbandiera. Piuttosto si autocelebra come un reuccio senza storia, come un capopopolo solo televisivo, senza più proporsi come strumento al servizio della storia, come incarnazione folle di una volontà impersonale. Piuttosto esso accentua, nell'autocelebrazione della sua persona, quel trionfo dell'io che sembra aver preso il posto della causa. Come dire che la sola causa che conta è quella del proprio io o quella del proprio territorio, come accade per il populismo regressivo di tipo leghista. Non è più l'io che si immola masochisticamente nel nome dell'ideale, ma è l'io che dopo aver tolto la maschera a ogni ideale si propone come il solo ideale che vale la pena servire. In questo il populismo ipermoderno è schiavo del discorso del capitalista e della sua esaltazione dell'individualismo più cinico. Il nuovo leader aggrega le masse, promettendo un accesso senza mediazione della politica all'esercizio del potere. Non chiede il sacrificio per la patria, ma mostra piuttosto l'inutilità di ogni sacrificio, anche il ricorso eventuale a tematiche ideologiche, siano esse legate ad antichi contrasti tra visioni del mondo, contrapposte o a rivendicazioni etniche, come accade per il populismo pseudo-mitologico della Lega, appare strumentalmente finalizzato a difendere il proprio orto. Nondimeno, il nuovo leader resta un padrone che divora i suoi figli,
che non può pensare al suo tramonto, alla propria successione, che non può lasciare eredi credibili perché è assolutamente insostituibile, che dunque, pur proclamando la democrazia diretta del popolo, si ritiene esserne paradossalmente il garante assoluto, non cogliendo il fatto elementare che la sua stessa esistenza di leader contraddice la possibilità di una autentica democrazia interna. È il caso del grillismo, che invoca, grazie al potere della rete, una forma di partecipazione diretta del cittadino che rifiuta ogni genere di mediazione e che di conseguenza giudica come un arcaismo della democrazia la funzione sociale dei partiti. Ma i segni di discordia che attraversano questo movimento non annunciano niente di buono. È un film che abbiamo già visto. È una legge storica e psichica insieme. Chi si pone al di fuori del sistema, del confronto politico e della mediazione simbolica che la democrazia impone, finisce sempre per generare il mostro che giustamente combatte. Come tutti i leader che hanno animato forme populistiche di consenso, il leader dei nuovi populismi non può sottomettersi a nessuna legge se non quella che egli pretende di incarnare. Di conseguenza non può accettare la logica democratica della permutazione, il ricambio generazionale, la trasmissione dell'eredità. Il suo io è lo specchio che riflette un corpo frammentato, perché privo del cemento armato dell'ideologia. Basti pensare alla seduzione sfacciata con la quale Berlusconi interpreta la sua infinita campagna elettorale, comportandosi come quel tiranno demagogo descritto da Platone, che di fronte a dei bambini gravemente malati non veste i panni scomodi del medico, ma preferisce indossare quelli di un pasticcere, che, anziché proporre l'amaro sapore delle medicine, seduce il suo giovane popolo con l'offerta di carrellate di dolci prelibati. Il populismo è sempre il rifiuto della traduzione, il rifiuto della politica come traduzione. La polis è il luogo delle lingue, non di una sola lingua. Il politico si costruisce rendendo possibile la traduzione delle lingue. Ogni populismo vorrebbe invece introdurre una sola lingua, che è la lingua del padre padrone, che è la lingua di Grillo, di Bossi, di Berlusconi. Dove c'è populismo c'è totalitarismo, nel senso che si vorrebbe affermare una sola lingua. Poi è evidente che il Movimento 5 Stelle è antropologicamente diverso dal Popolo della Libertà. La sua carica è sorretta da un sentimento giusto di indignazione rispetto alla degradazione disastrosa della politica italiana. Gramsci aveva messo in rilievo una doppia tradizione che attraversa la storia d'Italia. Da una parte quella che proviene dal movimento comunale, e che segnala l'importanza del particolare, come diceva Guicciardini, nella localizzazione del decentramento, del federalismo, della rivendicazione della propria etnia, del proprio territorio. E dall'altra parte la grande tradizione umanistico-rinascimentale che implica una visione universalistica dell'uomo. Il particolarismo comunale medioevale e l'universalismo rinascimentale sono entrambi pensieri antipopulistici. Come si spiega allora la tendenza del popolo italiano a credere alle illusioni populiste? C'è stato un corpo in frammenti che l'unità politica dell'Italia non ha affatto ricomposto. Basti pensare alla questione meridionale. E dove manca l'unità, o dove l'unità può essere concepita solo a un livello di teoresi culturale e intellettuale, il Rinascimento, tra il frammento e l'unità ideale impossibile da raggiungere, si colloca ogni volta lo sguardo ipnotico del leader, che funziona come punto di identificazione narcisistico ideale di tipo verticale, che rende possibile una unità illusoria, o che, come è accaduto per la Lega, mostra come un frammento possa assumere la dignità ideale di una nuova forma compiuta di unità. È un'ipotesi, solo un'ipotesi di lettura. Dobbiamo forse partire dal corpo in frammenti dell'Italia per cogliere la disponibilità del popolo italiano a credere alle illusioni narcisistiche. Allora, tra il corpo in frammenti e il vagheggiamento solo ideale di un'unità irraggiungibile, il leader populista
rende possibile un'unità ipnotica, nell'illusione di essere un solo corpo attraverso il delirio dell'identificazione di massa con il capo. È un fenomeno che si è ripetuto più volte nel nostro paese.